Il pugilato torna protagonista. Già nel recente passato, tramite i nostri format, abbiamo parlato della nobile arte che in Canavese ha comunque un territorio molto forte, dove abbiamo avuto e stiamo avendo e avremo sicuramente dei campioni e degli atleti che porteranno e stanno portando in alto il nome della nostra zona. Ebbene, proprio di recente, tra i giovani atleti che si stanno facendo valere in questa disciplina, in questo sport così importante, che, ripetiamo, ha anche un bel seguito nel nostro territorio, abbiamo un bosconerese, un giovane bosconerese che lo scorso fine settimana ha fatto il proprio esordio a livello professionistico. Con lui e con il maestro che l'ha seguito, lo sta seguendo, l'ha fatto crescere e continuerà a farlo crescere anche in futuro, abbiamo deciso di fare due chiacchiere e di raccontare un pochettino le emozioni che questo giovane campione ha provato, ma soprattutto anche quelle che sono le prospettive della boxe in Canavese. Ecco con noi Andrea Damiani, buonasera Andrea, buonasera. E il maestro Alessio Forlano. Maestro, ciao. Buonasera. Allora, benvenuti, grazie di aver accettato il nostro invito, ma soprattutto... Grazie a voi. Grazie per esserci venuti a trovare e a raccontare il mondo della boxe. Con Alessio già in passato abbiamo fatto un po' di chiacchiere, avevamo fatto anche delle dirette in cui appunto anche tu sei stato uno dei protagonisti. Andrea, raccontaci di questo tuo primo match. Tu hai fatto l'esordio da professionista, sì. Mike Astarita è stato il tuo avversario. Raccontaci come hai vissuto questa serata, quali sono state le emozioni e cosa hai provato alla fine del match. Allora, arrivo dal mondo del dilettantismo, ho fatto 59 match, ma no. Quando sapevo di dover esordire da professionista mi sembrava come se non avessi mai combattuto. La prima volta. La prima volta. Infatti è stata proprio una frase che gli ho detto al maestro io venerdì prima di combattere, mi sembra che non sono mai salito sul ring. Poi quando ero lì sapevo che ci eravamo preparati in un certo modo, quindi semplicemente ho fatto quello su quale abbiamo lavorato contro il nostro avversario, quindi sono molto contento e soddisfatto. E che emozione, quando sono così tante persone che vengono a vedere te, ti incitano, non avevo ancora provato questa emozione, quindi sì. Che sono tutti lì per te, è bello ma allo stesso tempo assolutamente... Ti carica anche di responsabilità, diciamo. Certo. Però vuoi sempre poi meglio, vuoi dimostrare che hai, che è bellissimo. Che ci puoi stare e che quel palcoscenico è il tuo. Alessio, tu che quel palcoscenico l'hai calcato tantissime volte a tanti livelli, dacci un giudizio, che cosa vedi, che cosa hai visto e che cosa vedi? Ricordiamo che è un ragazzo di 23-24 anni che sta crescendo, l'ho forgiato io. Mi ha fatto molto piacere che all'entrata ha messo la mia canzone dei vecchi tempi quando mitica. Comunque sono quelle piccole cose che ti fanno sentire parte del suo percorso, della sua strada, no? Quindi noi puntiamo molto su Andrea, crediamo in lui, può fare molto di più di quello che ha fatto domenica, perché noi pretendiamo sempre di più, giustamente il nostro compito e il nostro ruolo è questo. Siamo fiduciosi e consapevoli che ci deve lavorare tanto, però arriveremo a scalare vette importanti. Ho già impostato il secondo match il 28 aprile sempre qua a Rivarolo. Okay. Stiamo cercando un avversario idoneo giusto per poter fare quello step ancora in più, cerchiamo sempre di crescere la difficoltà, aumentare la difficoltà. Stiamo prendendo dei contatti adesso con dei ragazzi italiani per poter fare una crescita positiva. Sono fiducioso, un ragazzo che si impegna tutti i giorni, si allena due volte al giorno, va a scuola, è un ragazzo serio, rispettoso. Ha tutte le caratteristiche per arrivare lontano. Bravissimo, diciamo così. Può fare molta strada. Certo. Andrea, come hai fatto ad avvicinarti al mondo della box? Perché diciamo la verità, sai, effettivamente si vedono tanti giovani, almeno ricordo la mia gioventù qualche anno fa, ci si distreggeva soprattutto col pallone, poi c'era il basket, eventualmente la pallavolo, qualche sport alternativo. Ma come hai fatto a conoscere il mondo della box e a decidere di fare il pugile? Allora, diciamo che appunto mi sono avvicinato a tutti gli altri sport prima, quindi sono uno che ha provato veramente di tutto. Sì, però notavo che in ogni allenamento mi piaceva sempre spingermi oltre, portare il mio corpo a uno step superiore. Superiore, esatto. Quindi
semplicemente sapevo di questa palestra che c'era ai tempi al polisportivo, okay. Allora ho detto, non so, è ora di cambiare, me lo sentivo, sai, una cosa te la senti dentro. Certo. Allora semplicemente sono entrato in questa palestra e ho cominciato ad allenarmi con qualsiasi altro amatore, poi volevo dimostrare sempre di più, volevo dimostrargli che c'ero, che mi allenavo, che ero pronto, e poi dopo 6 mesi gli ho chiesto di passare agonista. E lui mi ha detto ti devi allenare, mi devi dimostrare che è. E l'ho preso proprio come una sfida per me, per dimostrare. Beh, sei fatto, questo è il tuo 60° match, sì, esatto, e in totale sei fatto 60 match alla fine dei conti, perché avevi veramente voglia, avevi voglia di dimostrare. E se oggi, hai fatto il salto e il passaggio a professionista, diciamo che questo primo obiettivo è raggiunto, ma naturalmente, come si dice sempre, questo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Un punto di partenza, sono assolutamente d'accordo. E questo è importante. Alessio, quanto è importante quando ci sono giovani come Andrea, ma non solo, perché sono, hai anche nella tua palestra, nella school box, anche altri giovani che sono sicuramente molto interessanti. Che lavoro bisogna impostare? Più fisico, più di testa, tutti e due assieme? Allora, al giorno d'oggi io sto notando che è molto più di testa il lavoro che bisogna fare con questi ragazzi giovani, perché non hanno una cognizione dello sport. Quindi arrivano per giocano sempre, e noi del gioco lo trasformiamo in attività agonistica. Certo. Abbiamo dei ragazzi di 5-6 anni che vengono in palestra, la crescita inizia già dai 5-6 anni, quindi arrivano in palestra a 5-6 anni, che in molti casi sono lo scarto degli altri sport, no? Quindi magari sì, non è un calcio. L'avevo già parlato con te, che effettivamente la box è uno sport, una disciplina che permette il riscatto, tra virgolette, la passione. Bravissimo, hai letto proprio la situazione. Quindi ci sono molti ragazzi che arrivano da altre discipline, che non sono trovati bene, sono stati scartati, e vengono da noi, abbiamo creato una bella famiglia, un bel gruppo, ti ripeto, li prendiamo 5-6 anni in avanti, poi a 13 anni li facciamo debuttare nel mondo dell'agonismo, e poi ovviamente che su 100, 10 vanno avanti, no? Certo. Ovviamente. È una selezione naturale. Una selezione naturale come in tutti gli sport, penso. Adesso c'ho molti ragazzi giovani di 13-14 anni che adesso mi fanno le finali regionali questa settimana qua, poi c'ho dei debuttanti la prossima settimana, c'ho tanta carne al fuoco, c'ho molti ragazzi giovani che si stanno mettendo in gioco, e ovviamente Andrea ci dice la sua torta, che sono anni che gli stiamo dietro, e lui ha fatto il suo percorso e adesso è arrivato. Io vorrei che ci fossero altri ragazzi che faranno il percorso che ha fatto Andrea per poterli portare magari un futuro prossimo al professionismo, che è l'apoteosi di questa disciplina. Certo. Andrea, sappiamo benissimo che adesso, come dicevamo prima, un punto d'arrivo, da dove però ripartire. Quanto è stato faticoso arrivare in generale, non solo negli ultimi tempi, quindi la preparazione di questo match in cui hai esordito dal professionista, quanto è stato faticoso per te comunque superare i tuoi limiti e continuare ad arrivare a migliorare per giungere poi a questo primo traguardo? Allora, penso che vabbè, fisicamente abbia il suo impegno dietro, quindi sia veramente faticoso, però penso sempre che dipende come uno se la vive, cioè se tu te la vivi bene, questa è la mia passione, quindi io vivo di questo, e quando so che mi devo allenare 2 volte al giorno, per carità, è un professionismo, quindi è il mio lavoro, però certo, lo faccio con passione, quindi non è una cosa che mi... Sì, che ti pesa poi così eccessivamente. La fatica, l'allenamento duro fanno parte del gioco, certo, e lo sai. Poi sicuramente l'allenamento è molto intenso, là devi stare dietro alla dieta, gli orari sono quelli che sono, poi studio anche, quindi devo cercare di far coincidere gli allenamenti, l'università, portare avanti gli esami, certo, però nel senso, penso sempre al mio maestro, che lui lavorava e intanto riusciva, ha fatto 50 match da professionismo, cioè io sono solo fortunato che posso stare ancora a casa dei miei, posso andare all'università, fare quello che mi piace, studiare, quindi se non prendo, cioè se non sono grato di questa cosa, non porterei rispetto a tutto quello che in realtà hanno fatto altre belle persone. Belle parole. Bravo, Andrea. Ma poi ricordiamo che adesso qua vediamo
la punta di un iceberg. Certo. No? Per arrivare qua abbiamo avuto tante giornate negative, tante cose, cioè non è tutto rose e fiori. No, no, certo. Una carriera di un ragazzo che parte a 16 sterline, come per lui, 18 anni, arriva a 23, 24 anni e ha fatto 60 metri. Ci sono stati alti e bassi, ci sono stati periodi che magari vai in depressione perché non ti esce niente. E questo è difficile, superare i momenti di difficoltà, è come la vita, il pugilato lo paragono alla vita. Più difficoltà ci sono, più si cresce in maniera tale da poter arrivare a questi obiettivi. Certo. Secondo me è questo, no? Lui ha avuto tante, come tutti, tante difficoltà, bene, male, se si perde il taglio, la ferita. Anche abbiamo fatto il campionato l'anno scorso a dicembre, stavamo vincendo, stavamo facendo bene i due tagli di finale, una testata gli ha rovinato 3 mesi di preparazione, 1 anno di preparazione, 3 anni di preparazione, per una testata accidentale. Cioè, quello che voglio far capire è che adesso è bello, siamo sul cavallo vincente, andiamo avanti, però per arrivare qua abbiamo avuto tanti momenti negativi, tante riflessioni, ci siamo messi in gioco. Stiamo facendo bene, stiamo facendo male, e questa è stata la nostra crescita di coppia. Certo. E poi lui sale da solo, ma saremo su 2. No, assolutamente. Il maestro è fondamentale. Tu hai avuto dei grandi maestri al tuo fianco. È vero che poi quando combattete, ragazzi, siete voi che siete da soli in quel momento contro il vostro avversario. Ma prima e di fianco, e nel momento in cui non state combattendo, è fondamentale anche l'ambiente e le persone che avete vicino. Questo è bello, però voglio solo ribadire questo: abbiamo avuto tanti momenti negativi, difficoltà che abbiamo superato assieme. Io sono cresciuto con lui, lui è cresciuto con me. Quindi questa è la cosa buona che c'è in un rapporto tra tecnico e pugile, no? Ci si cresce sempre assieme, c'è sempre da imparare uno con l'altro. Rispetto in primi di tutto, e poi da lì in avanti. Lui mi ha dato a me, ho dato a lui, e che continuiamo a crescere giorno per giorno per poter portare un prodotto buono in canavese, ripeto. Cioè, beh, ragazzi, alla fine dei conti, come ha detto giustamente Alessio, nella vita di tutti i giorni si impara molto, si impara di più dagli errori e dalle sconfitte, tra virgolette, che poi ti permettono di capire dove andare a correggere le cose sbagliate che si stanno commettendo e soprattutto raggiungere poi le vittorie che nella vita, come nello sport, sono fondamentali. E questo effettivamente è importante. E Andrea, complimenti anche per le parole, non solo per le parole di elogio che hai fatto a Furlan, ma il fatto che comunque sei consapevole che dietro qualsiasi vittoria c'è la fatica, e soprattutto che se si ha la fortuna di avere al fianco qualcuno che ti aiuta è molto più facile. Questo è fondamentale. Naturalmente, questo qua abbiamo detto, primo passo, adesso il maestro ci ha già detto che ci sarà ad aprire il secondo. Ma qual è nella tua testa, nel tuo io, l'obiettivo che ti poni a livello di pugilato? Dov'è il, diciamo così, se ci stai pensando, se ci hai già pensato, se te lo sei posto, il traguardo che vorresti raggiungere? Traguardo vero e proprio sicuramente non me lo sono posto, cioè, però... Beh, sei giovane, sei anche all'inizio di un percorso lungo. Sicuramente mi piacerebbe confrontarmi con i migliori e giocarmi un match per un titolo italiano, sicuramente. Beh, quello è naturale, sennò è inutile salire sul ring e pensare di dire vabbè dai, tiriamo 2 pugni, sì, faccio anche le vittorie, diciamo così... Sì, fanno curriculum, però è la cintura che poi uno credo aspiri. Certo. Adesso tu di cintura qualcosa ne sai. che cosa si può dire, tra l'altro, di questo pugilato canavesano, questo in generale, al di là della palestra di Rivarolo, come sta crescendo? Quali sono le cose importanti che bisogna fare per far sì che anche i giovani si avvicinino e si innamorino di questo? Ma guarda, io sto vedendo in palestra a me che ho visto nell'ultimo anno un avvicinarsi all'età media dei 14-15 anni ragazzini, ho tanti ragazzini in palestra che hanno fatto gruppo, poi uno porta l'altro, uno porta l'altro, veramente tanti ragazzini che si stanno avvicinando non tanto per combattere ma per fare un qualcosa di scarico. No, magari c'è un po' di stress, no? Tra abbiamo superato questo periodo di Covid, questo e quell'altro. Quindi anche questi ragazzi hanno voglia di fare un qualcosa di diverso, trovarsi in gruppo, allenarsi assieme, magari anche solo quei 10 minuti al sacco a scaricare la loro, anche i ragazzi di 14-15 anni, le loro tensioni, le loro problematiche,
con la scuola, con la famiglia, con tutto, no? Perché comunque tutti abbiamo dei problemi, chi più, chi meno. Quindi secondo me stanno, molti ragazzi stanno avvicinando a questa realtà qua perché? Perché si trovano in una cosa che gli fa star bene. C'è un bel gruppo, siamo una famiglia, siamo veramente conduzione familiare, siamo io e mia moglie che gestiamo questa palestra, lui mi sta dando una mano con questi ragazzini, lui è uno degli artefici di quel successo sui ragazzini, perché lui mi sta facendo il corso traspirale, che è tecnico adesso. Bravo. Quindi lui sarà il mio futuro, spero, no? Perché lui sta facendo il corso, sta facendo un po' quello che ho fatto io quando sono passato professionista, ho fatto il corso da tecnico e ho fatto la mia carriera. Lui mi sta quasi seguendo a orma e mi auguro che riesca a superare anche le mie orme, no? Però sta pensando come farla grande. E questo mi piace, no? Mi sembra di vedermi io quando avevo 20 anni, ho fatto corso da tecnico e ho cominciato a crescere la mia passione per il pugilato, oltre che a combattere, anche a insegnare la nobile arte a tutti i ragazzini. A quelli che tra qualche anno, tra una ventina d'anni, sono supposto a farli esordire. Credimi che me lo sento molto vicino, Andrea, lo sento molto vicino a me, Andrea, perché sono qua, perché sta ricalcando i miei passi che ho fatto in passato, 20 anni fa, no? Quindi per quello che sono positivo, sono fiducioso di tutto quello che si sta creando l'ambiente e molti ragazzi, è il cavallo trainante, no, di questi ragazzi giovani, perché lo prendono un po' come obiettivo, no? Lui sta combattendo, sta andando bene, è passato professionista, è andato bene, la palestra l'altro giorno era piena, tutti questi ragazzi sono venuti a vederlo, cioè questo è un buon futuro secondo me, questo e sta facendo secondo me la strada giusta. No, senza consigliare, l'ha fatta di sua volontà, no? Cioè. E quindi questo per quello che dico che ne vedremo delle belle in questi anni, perché secondo me se continuare a credere, avere questa passione che ha, come avevo io all'epoca, andavo in giro, facevo le serate, cercavo gli sponsor, vendevo i biglietti, montavo le sedie, e quello che sta facendo io adesso, no? E mi rivedo un po' io 20 anni fa, è carino, mi piace, no? Mi dà ancora più voglia di fare, no? Di esprimermi, tutto lì. Bene, proprio questa cosa qua, mi riallaccio a questa cosa che ha detto adesso Alessio, visto che tu lavori con i ragazzi giovani, quindi certo, diciamo che gli stai anche tu con la tua esperienza instradando a questa passione, ha un ragazzo, un bambino che si avvicina per la prima volta al mondo della boxe, che cosa diresti per dirgli guarda, questo è uno sport che veramente ti può far bene, che cosa trasmetti a questi ragazzi al di là di quello che sono, diciamo così, proprio la parte tecnica che ci sta, ma sotto il punto di vista umano, che cosa diresti a un ragazzo o a un bambino che si avvicina per la prima volta alla box? Lo so che non è una domanda facile, però più che altro per la tua esperienza, il tuo vivere sotto il punto di vista umano lo sport. Che nel caso si facesse prendere da questo sport in modo positivo, avrebbe dei risultati positivi anche nella sua vita quotidiana. Certo. L'ho visto in me, con la scuola, impari a organizzarti, impari a comportarti con le persone, ad avere un bel rapporto, ad essere educato, a saper stare con la gente. Certo. Non è una cosa da poco. Secondo me imparare tutto questo venendo tra virgolette 3 volte alla settimana e intanto fai quello che ti piace è bellissimo. Sì, sì, è la cosa ideale. È una cosa, sì. È la cosa ideale, certo. Perché adesso ricordiamo, sottolineiamolo, perché siamo sempre a discutere tante volte, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, è uno sport di contatto, quindi cioè comunque ci si può far male all'avversario, però la cosa fondamentale quella del rispetto, perché diciamo che è un qualcosa che ti dà a livello umano la box, quello che forse in altre discipline, perché ricordiamo che anche nella vita di tutti i giorni, voi che siete pugili, quindi avete anche, sapete benissimo cosa significa caricare eventualmente un pugno, o comunque fare un determinato tipo di azione, voi siete consapevoli del fatto che potreste fare male a qualcuno, e anche quello, il fatto di avere la testa e di avere la capacità di gestire diciamo così, il rapporto con un'altra persona è fondamentale. Vero? Quello è basilare, cioè noi sappiamo che nelle nostre mani abbiamo delle armi, no? Si dice sempre così in gergo, no? Sì, sì, certo. E ovviamente io perché devo andare in giro per strada a dover operare le mie mani se non per legittima difesa? Uno non lo farebbe mai, no? Non ci penserebbe, lo faccio tutti i giorni in palestra,
non ho neanche la necessità io di andare fuori il famoso scaricare le proprie tensioni, posso in palestra, anzi io, mi aiuta ad autogestirmi, ad autocontrollarmi in giro. Ci sono molti ragazzi che vengono in palestra, allora uno pensa che uno va in palestra per menare, per fare, no, tutta un'altra realtà, tu vai in palestra per scaricare, per imparare una disciplina, da noi ci sono solo, ci sono solo regole ferre. Disciplina, parola che rappresenta c'è tutto, c'è una regola ferre, da noi, cioè non esiste, tutti si avvicinano magari al classico bulletto, che vengono in palestra, che pensano di fare chissà che cosa, ma dopo due settimane non vengono più, perché se loro pensano di venire in palestra e fare gli arroganti, i prepotenti, o per adoperare quello che possono insegnare fuori, sono già tagliati fuori dal gruppo. Vi ripeto, noi abbiamo un gruppo familiare, siamo veramente un gruppo tra virgolette pulito, no? Io lo chiamo il mio paradiso, non la palestra, no? C'è l'aria pulita noi, certo. Non c'è l'aria sporca, quindi se uno arriva il delinquente, il malintenzionato per fare chissà che cosa, è già scartato prima di partire, cioè, a prescindere, perché purtroppo c'è una regola, una disciplina, nessuno parla, nessuno fa, poi si scherza, siamo una famiglia, però ci sono delle cose ferme, no? E ricordatevi, signori, che i ragazzi del giorno d'oggi, che sono tanto ribelli, loro cercano le regole, perché anche quelli più esagitati che vengono in palestra a me, quando io gli impongo le regole, vedi che sono contenti, perché poi fondamentalmente non le vogliono, ma dentro di loro cercano chi gli impone delle regole. Cioè, i ragazzi del giorno d'oggi hanno bisogno di regole, vogliono le regole. Hanno bisogno di punti di riferimento. Ma credo, te lo dico perché io sono anni che lavoro in questo settore. Cioè veramente per me è diventata una, più che una passione, uno stile di vita. Una missione. Se mi piace, a farti capire a questi ragazzi dove, fino a dove possono arrivare e per quale motivo. Certo. È importante, credetemi, è veramente una passione interiore che uno ha, che ti viene naturale, un carisma che io riesco a trasmettere a questi ragazzi, che vanno, che magari quello che faceva cavolate prima arriva a capire, ma che cavolo sto facendo? Certo. Allora gli fanno trovare la strada giusta, no? E vanno a incanalare le loro energie negative in questa disciplina qua. È veramente una figata, ragazzi, credetemi, veramente una cosa carina. Certo. C'è la mia vita, no? Vivo di questo, quindi ci sta. E non potrei parlare male di questa disciplina qua. A me mi ha tolto via dalla strada. Io a 10 anni, da 14-16 anni, ero sempre in giro, facevo il cretino come tutti i ragazzini. Mi ha tolto via dalla strada, io devo ringraziare tutto il pugilato. E io è quello che voglio trasmettere a questi ragazzi giovani dei 14-17 anni, che non si va in giro a fare cavolate, fumare, bere, fare le risinghe, non serve, ma vieni in palestra, che siamo una famiglia e ci diamo una mano uno con l'altro, uno ha bisogno di una cosa, gli diamo una mano, una volta siamo a casa mia, una volta siamo a casa tua, cioè il gruppo fa la forza, anche se è uno sport individuale, questo è un lavoro di gruppo, è uno sport di gruppo, più che il calcio, che in teoria sei 11, però anche nel calcio ognuno gioca per sé molte volte, qua invece no, combatte uno, ma domenica sei visto in palestra che ci combatteva lui, combattevano gli altri suoi colleghi, i suoi compagni di palestra, c'erano tutti che ti favano insieme, lì è un lavoro di squadra, non è un lavoro che trasporta la parte di tutti, la parte spaziale, perché i sacrifici li facciamo tutti i giorni assieme, poi lui fa come niente particolare perché deve salire a certi livelli, ma tutti i giorni tutti facciamo sacrifici e quindi tutti siamo partecipi del suo sacrificio e del suo risultato. Questo secondo me è una cosa importante, secondo me. Molto bene. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Che dire, Andrea, un grande in bocca al lupo. Grazie mille. Naturalmente, abbiamo detto, non è facile, ma spostare l'asticella sempre un po' di più è quello che ti permette di arrivare e se avrai la volontà, anche la fortuna, naturalmente, di arrivare, sarà naturalmente merito tuo, ma merito anche di chi ti è vicino e di chi sta vicino a questa cosa. Assolutamente. Adesso, grazie perché ancora una volta, oltre ad aver trasmesso sempre un messaggio positivo legato al mondo della box, ci hai fatto capire quanto dietro a questa famiglia, che è la famiglia della School Box, c'è la voglia di crescere tutti assieme e di dare un messaggio positivo che oggi come oggi, purtroppo visto quello che sentiamo ogni giorno, sicuramente è fondamentale. Ragazzi, alla prossima, sicuramente ci sarà modo di rivederci molto presto. Grazie ancora, alla prossima, ciao.